1948. La tutela della salute diventa un diritto costituzionale. Da allora, il sistema sanitario ha vissuto in continua evoluzione, ampliando di anno in anno i servizi offerti alle persone. L'azienda sanitaria dell'Alto Adige si adopera da sempre affinché questo diritto sia garantito a tutta la cittadinanza e oggi intende raggiungere un nuovo, grande traguardo. Completare gli interventi previsti dal PNRR Salute procedendo verso un'assistenza sanitaria di prossimità, ovvero diffusa sul territorio per essere sempre più vicina alla cittadinanza. Ma di preciso, cosa succederà? La riorganizzazione del sistema sanitario passerà attraverso la nascita di nuove realtà assistenziali distribuite sul territorio, che coopereranno per rispondere ai mutevoli bisogni di salute della popolazione, in particolare nel prendersi carico di quei pazienti appartenenti a tutte le fasce d'età affetti da una o più malattie croniche. Quella della cronicità rappresenta una delle sfide più articolate in prospettiva futura, sia per la complessità che per aumento dei casi. Per questo motivo, centrali operative territoriali, case della comunità e ospedali di comunità diventeranno parte integrante del nostro sistema sanitario. Impariamo a conoscerli. Le centrali operative territoriali sono delle piattaforme organizzative gestite da personale infermieristico. Queste centrali coordineranno la presa in carico della persona affetta da malattie croniche o infermità, svolgendo una funzione di raccordo tra servizi e professionisti, per assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. Le case della comunità sono un'evoluzione degli attuali distretti sanitari. Avranno una diffusione capillare e si occuperanno di individuare e farsi carico della maggior parte dei bisogni di salute della comunità di riferimento. Al loro interno opereranno equip multidisciplinari costituite da personale medico, infermieristico e altro personale sanitario che si interfaccerà direttamente con cittadine e cittadini, definendo le priorità di azione in base al progetto di salute. Per ospedali di comunità, invece, si intendono strutture intermedie tra domicilio e ospedale. Avranno l'obiettivo di favorire le dimissioni protette in luoghi preposti e il più vicino possibile alla propria abitazione. Qui il personale sanitario si occuperà della stabilizzazione e del recupero della persona, evitando così ricoveri ospedalieri prolungati, non più necessari o reiterati. Saranno dedicati prevalentemente a malati cronici e persone che non necessitano di cure complesse, ma che hanno bisogno di una sorveglianza sanitaria costante che non può essere erogata a domicilio. Queste nuove realtà fortemente integrate ci permetteranno di far fronte alle sfide che l'aumento dell'aspettativa di vita sta ponendo al nostro sistema sanitario. Una popolazione sempre più anziana con un crescente bisogno di cure e la necessità di garantire un sostegno effettivo anche ai familiari che se ne occupano. Ciò può avvenire solo attraverso uno sforzo coordinato di tutti gli operatori e i servizi. Il PNRR Salute è proprio questo. Uno strumento per facilitare la transizione verso questo nuovo modello di assistenza sanitaria. Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Sempre al tuo fianco.